Fratelli e sorelle, pace e bene. Oggi è il 5 di settembre e nel calendario noi troviamo la festa della Beata Madre Teresa di Calcutta. Ognuno di noi, credo, l'ha conosciuta, l'ha vista in qualche reportage televisivo. Nasce a Skopje in Albania nel 1910 e muore a Calcutta in India nel 1996. Nasce e viene battezzata con il nome di Agnes ed entra da giovinetta nella congregazione delle suore missionarie di Loreto. Dopo un anno trascorso in Irlanda, dove c'è la chiesa, la casa madre di questa congregazione, parte per l'India. Passerà tutta la sua vita in questa terra. Per i primi 20 anni della sua vita di consacrazione si dedicherà alla educazione delle giovinette, delle ragazze. Insegnerà geografia, insegnerà letteratura. In un momento particolare della sua vita si sente chiamata e attratta verso i poveri. Durante un viaggio in treno verso Calcutta lei vede questi poveri, questi moribondi che sono abbandonati per strada. Il Signore, come anche lei nel suo diario racconta, la chiama a questo servizio. Teresa, così era il nome che aveva assunto da suora, non si fa dire la cosa due volte e mette in piedi la congregazione delle missionarie della carità, le suore di Madre Teresa di Calcutta, con il sari bianco e azzurro. Da quel momento in poi non farà altro che raccogliere i moribondi per le strade, accarezzarli, tenergli la mano mentre rendono l'anima a Dio, senza distinzione di credo, senza distinzione di religione. E Madre Teresa può andare in tutto il mondo, messaggera di pace, messaggera di quell'amore che viene da Cristo. Ci aiuti ad essere messaggeri dell'amore del Signore. Pace e bene.